Matty, Messaging to Extraterrestrial Intelligence. Parliamo di un campo di studio multidisciplinare che si occupa di come potremmo comunicare con potenziali civiltà extraterrestri situate al di fuori del nostro sistema solare. Questo campo abbraccia aspetti della fisica, dell'astronomia, ingegneria, delle telecomunicazioni, linguistica, psicologia, biologia e perfino filosofia ed etica, perché, metti caso che tu riesca a fargli arrivare un messaggio. Ma sei sicuro che lo capiscano? Addirittura, signori cari, è possibile che per quanto riguarda determinate distanze il messaggio arrivi quando la suddetta civiltà si è già estinta. Molto probabile che qualcuno abbia inviato messaggi nello spazio interstellare prendendo come pianeta bersaglio la Terra quando sul nostro pianeta non esistevano ancora gli esseri umani e nonostante siano passate decine di migliaia di anni ancora non abbiamo ricevuto quel messaggio che sta correndo velocissimo verso di noi e questo semplicemente perché anche se un messaggio viaggia alla velocità della luce per attraversare determinate distanze che si calcolano appunto in anni luce potrebbe impiegare anche milioni di anni. E siccome mi affascina molto riflettere su queste cose e siccome il problema dei tre corpi su Netflix mi ha fatto impastare il cervello, oggi faremo un po' di brainstorming. Questo argomento, per essere ben definito, dovrebbe affrontare determinati punti: la tecnologia di trasmissione, il contenuto dei messaggi, la durata e la distanza, l'etica e la sicurezza e la ricerca passiva di segnali extraterrestri. Sei sicuro che saremmo in grado di captare o anche solo capire che stiamo ricevendo un messaggio interstellare? E se ci è arrivato nel 1700 quando nessun orecchio tecnologico era all'ascolto? Andiamo per gradi. La scienza dei messaggi interstellari esplora le tecnologie necessarie per inviare segnali attraverso le enormi distanze dello spazio interstellare. Questo include l'uso di radiofrequenze, laser e forse altre forme di radiazione elettromagnetica non ancora sviluppate o scoperte. L'idea è trovare un mezzo di comunicazione che possa viaggiare attraverso lo spazio per anni, decenni o anche secoli senza degradarsi irrimediabilmente. Ora, ti faccio una domanda. Sei sicuro che una determinata civiltà nello spazio, ma magari non super avanzata, mettiamo una civiltà con più o meno il nostro stesso livello evolutivo. Sicuramente, se ha raggiunto il nostro livello evolutivo, come noi avrà già inviato segnali nello spazio e intrapreso modeste esplorazioni spaziali. Ora, sei sicuro che utilizzi delle radiofrequenze? E dove sta scritto? No, io voglio sapere esattamente dove sta scritto. La scienza stessa parla di eventuali forme di radiazione elettromagnetica non ancora sviluppate o scoperte, nel senso, è possibile che stiamo ricevendo messaggi sotto forma di qualche tipo di radiazione elettromagnetica di cui magari ancora non ci rendiamo conto. Servirebbe la stele di Rosetta spaziale. La stele di Rosetta, per chi non lo sapesse, è un testo egiziano scritto in tre modi, in geroglifico, in demotico, che sarebbe l'egiziano scritto come si parla, e in greco. Lo stesso testo, scritto in tre modi e tradotto direttamente in greco. A quel punto venne fornito ai greci il passepartout per decifrare tutto il linguaggio degli antichi egizi. Ecco, servirebbe un gold standard per quanto riguarda un metodo di trasmissione interstellare buono per tutti. Perché ad oggi, io ti posso assicurare che noi altri non solo non siamo in grado di comprendere un eventuale messaggio alieno, ma inoltre non siamo neanche in grado di capire che lo stiamo ricevendo. E questo, se ci pensi, è veramente tremendo. L'aspetto tecnologico, quindi, è davvero di fondamentale importanza. Un altro aspetto cruciale è determinare cosa comunicare, perché mettiamoci dalla parte attiva del problema, anche noi vogliamo comunicare, no? Ecco. Questo riguarda non solo la selezione del contenuto, che può includere informazioni sulla biologia umana, sulla società, sulla matematica e sulla coscienza, ma anche come presentare tali informazioni, no? In modo che possano essere comprese da una civiltà aliena senza precedenti comuni. Sono stati proposti infatti nel corso della storia vari approcci, inclusi l'uso di matematica e logica come lingue universali, che teoricamente dovrebbero essere comprensibili da qualsiasi civiltà
tecnologicamente avanzata. Puoi usare vari metodi, no? Puoi usare la matematica come simbolo universale, per esempio le molecole e gli atomi potrebbero essere utilizzati perché quello che vediamo noi al microscopio elettronico sono le stesse cose che vedrebbero anche gli alieni. Voglio dire, il mio messaggio personale, per esempio, potrebbe essere presentato attraverso la struttura molecolare del DNA per indicarne l'origine biologica di quel messaggio. Se vogliamo farla ancora più semplice, invece, le immagini possono essere utilizzate per rappresentare oggetti e concetti in modo visivo. Voglio dire, a meno che non sono delle scimmie disevolute, se disegno in 3D il sistema solare, anche Jimmy il mononeurone lo capirebbe, chiaro? Illustrazioni che mostrano l'aspetto umano, la fauna e la flora terrestre, eccetera, i sistemi solari e galattici, che sicuramente capiranno meglio di noi. Ci sono vari modi per comunicare con gli alieni. E la forma del messaggio, ti anticipo, che è il problema più semplice da risolvere. Gli scienziati infatti devono considerare le immense distanze interstellari, no? E il tempo che i messaggi impiegano per viaggiare nello spazio. Per esempio, un segnale inviato alla nostra stella più vicina, Proxima Centauri, che ha un sistema planetario che gli orbita attorno, quindi mettiamo caso che prendessimo di mira i pianeti di quel sistema. Il messaggio impiegherebbe circa 5 anni per arrivare. Questo significa che qualsiasi comunicazione sarebbe incredibilmente ritardata, rendendo un dialogo in tempo reale impossibile con le tecnologie attuali. Prendendo fra le mani l'Earth Similarity Index, ossia il grafico che, sulla base delle nostre scoperte degli esopianeti, ci dice qual è il pianeta più simile alla Terra mai scoperto finora, e quindi T-Garden B, se inviassimo un messaggio molto promettente verso questo pianeta bersaglio, dove sicuramente qualche forma di vita esiste, perché vuoi o non vuoi è identico alla Terra per il 95%, bene, il messaggio ci metterebbe quasi 13 anni ad arrivare e 13 anni eventualmente a ritornare. 26 anni per ricevere notizie. E ci va già bene, perché questi sono pianeti davvero vicini, ok? Un altro buon pianeta bersaglio potrebbe essere anche Kepler-296e, che dista però 737 anni luce. E in questo caso il messaggio ci metterebbe 730 anni ad andare e 730 anni a tornare, te lo immagini? Invii notizie e ti ritornano dopo 1400 anni. Ecco di cosa parliamo, altro che problema di forma del messaggio. Quel messaggio è già tanto se arriva, no? Quando arriva. Qui parliamo di problemi temporali e logistici di livello interplanetario. Problemi comunque non impossibili da risolvere. C'è talmente tanta vita là fuori che è probabile che una determinata civiltà ci abiti nel raggio di 5 anni luce e non lo sappiamo neanche. Il che sarebbe molto promettente, no? Messaggi ogni 10 anni circa. Il pianeta più simile alla Terra e allo stesso tempo più vicino a noi mai scoperto finora si trova a 11 anni luce di distanza. Si tratta di Ross 128b, simile alla Terra per l'86%. E se ci fossero eventuali forme di vita abbastanza evolute da inviare segnali nello spazio, il messaggio farebbe un ping pong relativamente breve di 11 anni ad andare e 11 anni a tornare, il che è ragionevole, molto ragionevole, no? Parlando dell'arco di una vita umana. C'è anche un dibattito molto acceso sull'opportunità di inviare attivamente messaggi agli extraterrestri. Alcuni scienziati come Stephen Hawking, per esempio, hanno espresso preoccupazioni per i potenziali rischi associati a rivelare la nostra presenza e soprattutto posizione a civiltà sconosciute che potrebbero essere molto più avanzate e potenzialmente ostili. Cioè, pensi sia uno scherzo? Pensi che si tratti di un pensiero lontano dalla realtà? Voglio dire, il problema lo ha posto Stephen Hawking. Te la faccio molto semplice. Una specie talmente evoluta che ha perso il suo pianeta, ma che è in grado di mantenere una fiorente economia spaziale e quindi è sopravvissuta, diventerebbe predatrice di pianeti, o almeno si preoccuperebbe di sfruttare risorse. Una civiltà del genere avrebbe sicuramente un'industria bellica, anche perché trasformare una propulsione non convenzionale per viaggiare nello spazio in un'arma non è difficile, ok? Voglio dire, quanto è sicuro inviare messaggi così a zonzo nello spazio? Parliamo letteralmente di messaggi che chiunque potrebbe ricevere. Chiunque. Pensi di essere solo? Solo nella Via Lattea, nella nostra galassia, ci sono decine di miliardi di pianeti abitabili e molti di questi sono milioni di anni più anziani della Terra. Dalle 100 alle 400 miliardi di stelle nella sola Via Lattea e per ogni stella ci sono dai 5 ai 9 pianeti che gli orbitano attorno.
quanto è sicuro? Nella serie Netflix Il problema dei tre corpi viene utilizzato il Sole per ampliare un eventuale messaggio interstellare. Ecco, vorrei portare nel mondo reale questa cosa. Mi ha dato molto su cui riflettere. L'idea di utilizzare il Sole, signori, per amplificare messaggi spaziali fa parte di concetti teorici avanzati nella fisica e nella tecnologia delle comunicazioni interstellari. Questo approccio si basa sul fenomeno noto come lente gravitazionale, che non è altro che un effetto predetto dalla relatività generale di Einstein. E no, non è impossibile. Il concetto di utilizzare il Sole come lente gravitazionale per la comunicazione interstellare si basa sull'idea di sfruttare la sua massiccia gravità per focalizzare e amplificare segnali inviati da o verso la Terra. In teoria, un segnale inviato da una sonda spaziale posizionata al punto focale opposto del Sole rispetto alla Terra potrebbe essere notevolmente amplificato, aumentando così la distanza e l'ampiezza a cui il segnale può essere inviato o ricevuto. Quindi, dovremmo ascoltare il Sole. Questo è assolutamente possibile, credibile e rispetta tutti i dettami della scienza e delle leggi fisiche conosciute. Sebbene teoricamente possibile, no? Però la sua applicazione pratica è ancora lontana, ovvio, no? E presenta sfide significative sia dal punto di vista tecnologico che logistico, perché siamo ancora delle scimmiette, capito? Ma chi si è mai preoccupato di ascoltare il Sole? Mi raccomando, se questo video ti sta piacendo, lascia adesso un like, perché è importantissimo per il posizionamento del video fra i consigli della piattaforma. Grazie a chi deciderà di farlo. Parallelamente agli sforzi per inviare messaggi c'è la ricerca di segnali provenienti da civiltà extraterrestri. Di questo se ne occupa il SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, in continuo ascolto di possibili segnali radio o laser inviati verso la Terra. La scienza dei messaggi interstellari affronta dunque una vasta gamma di sfide, dalla scelta del mezzo di trasmissione più efficace alla creazione di un messaggio comprensibile per esseri con una cultura completamente diversa dalla nostra, fino ad arrivare alle implicazioni etiche di tali comunicazioni. E nonostante le immense difficoltà, la possibilità di stabilire un contatto con civiltà extraterrestri continua a motivare la ricerca in questo affascinante campo perché, riassumendo, non c'è niente di impossibile. La differenza fra un'astronave e un messaggio è che il messaggio può viaggiare a velocità prossime a quelle della luce. E quindi ragionare tutti insieme sulla base di tutti gli esopianeti vicini simili alla Terra presenti nella lista dell'ESI, alcuni a pochi anni luce di distanza, ti fa semplicemente esplodere il cervello. Altro dilemma. Altro grosso dilemma. Per quanti anni rimarrebbe top secret un eventuale messaggio alieno, la segretezza militare pone un serio rischio per il progresso scientifico. E per un paese, avere l'esclusiva della prima comunicazione interstellare significherebbe avere il potere assoluto. La segretezza di non rivelare agli avversari una roba del genere supererebbe di gran lunga ogni sorta di classificazione mai inventata dagli esseri umani. Sarebbe letteralmente il segreto di Stato più alto della storia. Mi chiedo se non sia già successo, e mi chiedo che ruolo potrebbe giocare in tutto questo l'intelligenza artificiale. Un documento declassificato dall'NSA, dalla National Security Agency, intitolato Comunicazione con l'intelligenza extraterrestre, spiega i vari metodi che gli alieni potrebbero utilizzare per comunicare e si parla di segnali ad alta frequenza. Molto interessante, davvero, mentre altri documenti come questo ci danno la prova certa, documentale, attraverso questo fascicolo, che all'interno dell'intelligence delle superpotenze mondiali il problema è stato studiato e affrontato. Voglio dire, quante informazioni correlate a questo topic sono attualmente segretate? Perché anche questa è una delle domande che dobbiamo farci se non vogliamo trattare in modo superficiale il problema. Voglio dire, esistono documenti pubblici dell'NSA chiamati chiave per la comunicazione extraterrestre. Voglio dire, basta recarsi sul sito ufficiale dell'NSA per avere accesso a studi declassificati di questo tipo. E se avessero già la stele di Rosetta per le comunicazioni interstellari?
Se così non fosse, io penso che fra qualche anno ogni sorta di messaggio alieno incomprensibile per la razza umana potrà essere facilmente decifrato da questi giganteschi sistemi di intelligenza artificiale che stiamo inventando, dimezzando i tempi di comprensione, risposta e metodo correlato ad un eventuale sistema per comunicare con qualcuno. Ho visto un TikToker dire: mi viene sempre da ridere quando sento parlare di alieni, perché questi ignoranti non sanno che se un alieno che si trova a tot milioni di anni luce dalla Terra puntasse il nostro pianeta con un telescopio, vedrebbe il nostro pianeta al tempo dei dinosauri. Sì, emerito tacchino disevoluto. Ma lo sai che il pianeta più simile alla Terra mai scoperto è a soli 12 anni luce di distanza? E ciò significa che se un alieno da quelle distanze guardasse il nostro pianeta sarebbe immediatamente in grado di rilevare delle biofirme, delle tecnofirme provenienti dalla nostra atmosfera semplicemente analizzandone lo spettro luminoso? Questo per dire che sì, le distanze cosmiche sono molto proibitive, ma siccome secondo la statistica e la matematica c'è più vita del previsto là fuori, sono sicuro che ci sono situazioni molto cremose anche nel nostro vicinato cosmico. E la scienza dei messaggi interstellari, più andiamo avanti, e più viene resa possibile non solo dalle nuove tecnologie, ma anche dalla scoperta di esopianeti abitabili nel nostro vicinato spaziale. E tu che idea ti sei fatto? Ti è piaciuto il video? Mi raccomando, se stai raccogliendo il lobo frontale con il cucchiaino, aiuta il posizionamento di questo video fra i consigli della piattaforma con un like. E se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando, come sempre, al prossimo episodio. Adieu!